Buonasera. Quando con Giuseppe Fichera abbiamo a febbraio immaginato i temi e la struttura di questo convegno, e devo dire che l'abbiamo fatto sempre davanti un aperitivo per essere sempre morbidi nelle nostre riflessioni, siamo partiti dalla consapevolezza che il codice della crisi ha sicuramente rappresentato un booster di un processo di cambiamento del diritto commerciale che si è posto come tutela del valore aziendale, del valore dell'impresa, non più il capitale, il cui tramonto ormai lo possiamo considerare definitivo, forse rimane oramai soltanto una mera rappresentazione delle entità di partecipazione dei soci, spostandolo invece verso la responsabilità dell'organo amministrativo, della governance, come accennato dal professore Ginevra a margine e a conclusione della prima sessione. Responsabilità da intendersi però nella sua accezione assolutamente trasversale, quale ivi compreso il principio di sostenibilità ESG, quindi ambientale, sociale, in quanto ormai l'impresa non ha più soltanto un valore tipicamente economico, ma entra in un meccanismo sociale, e soprattutto questo diventerà sempre più importante nel prossimo futuro, quando già la rivoluzione informatica avrà completato rapidamente un processo che contrarrà fortemente il lavoro come fino ad ora è stato inteso, e anche quello della regola, della correttezza della governance. Ma forse il vero punto di svolta che il codice della crisi ha segnato lo abbiamo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi, e anche con riferimento ad alcuni aspetti della liquidazione giudiziale che in un certo senso hanno innovato o hanno comunque riproposto problematiche già esistenti con la legge fallimentare. Forse proprio nell'ambito degli strumenti della regolazione della crisi si segna quel passaggio fra passato e presente del diritto commerciale. L'espressione non è mia, ma è assolutamente copiata da un titolo di un ultimissimo testo del professor Mario Libertini, perché in realtà non fa altro che concentrare nell'organo amministrativo, quell'organo amministrativo che ha condotto la società anche in stato di crisi, tutti i poteri di gestione della crisi stessa. Devo dire che quando abbiamo tenuto delle piacevoli conference call col professore Sciuto e con l'avvocato Spadaro per organizzare questa sessione, ci siamo accorti e ci siamo ritrovati che soltanto rinunciare tutta una serie di problematiche avrebbe comportato probabilmente l'esaurimento del tempo a disposizione. Ecco che allora si è deciso di concentrare, ma con, come dire, la libertà di i relatori di intervenire o di riflettere su alcune idee e teorie che possono emergere, su quelle che a nostro avviso possono essere alcune delle problematiche cogenti, urenti in questo momento e che stanno trovando le prime pronunce giurisprudenziali, e cioè sul 120 bis e quindi sul ruolo che hanno gli organi
nell'ambito dell'accesso agli strumenti di regolazione della crisi, sull'esperibilità dei rimedi societari ordinari in corso di procedura e anche sul ruolo che hanno gli organi societari nella fase post-omologazione. Mentre con riferimento alla liquidazione giudiziaria, ovviamente la norma di riferimento rimane il 264 del Codice della Crisi, ma l'avvocato Spadaro concentrerà la sua attenzione sulla condizione dell'organo gestorio durante la liquidazione, sulla sua funzionalità in pendenza di procedura e anche nei poteri che appunto residuano della fase post di liquidazione giudiziaria. Non intendo, come dire, sottrarre altro tempo che non è così ampio ai relatori, facendo un'ultima considerazione. Il 120 bis probabilmente nella sua formulazione, che è anche andata oltre quelle che erano i limiti, le indicazioni che la direttiva dava, probabilmente introduce, tenta introduce un tentativo di procedimentalizzazione che su cui noi credo dobbiamo riflettere e che dobbiamo in un certo senso valorizzare al fine di definire bene i contorni della norma, definire bene i rimedi ad eventuali abusi della norma. Un precedente giurisprudenziale che mi costa recentissimo del Tribunale dell'Aquila, guarda caso, di una società pubblica in cui il principio dello spoil system è molto accentuato e quindi, come dire, la tecnica strategica di enunciare una crisi impedisce la revoca degli amministratori della società pubblica e lì poi con tutte le complicazioni legate al controllo analogo, a tutto ciò che, come dire, prevede il decreto legislativo Madia. Quindi capire se all'interno di questa norma un tentativo di procedimentalizzazione della verifica dello stato di crisi possa essere una chiave di lettura corretta da offrire a tutti noi operatori del diritto. Grazie. Passo la parola al professor Esciuto. Grazie Marcello e grazie agli organizzatori e all'OSCE in particolare per questo graditissimo invito che mi consente di tornare a Catania, alla quale anch'io, come il collega Ginevra, sono legato da motivi familiari. E il tema, diciamo, di grande impatto di cui andiamo a parlare, effettivamente è stato una delle parti aggiunte un po' in coda in ordine cronologico, intendo, al codice della crisi, perché ha voluto, appunto a pochi giorni prima dell'entrata in vigore di questo codice, aggiungere un ulteriore tassello che però, diciamo, non è passato inosservato ed ha attratto gran parte, insomma, una buona parte dei commenti più o meno perplessi a questa normativa. Il tema, lo accennava poc'anzi l'avvocato Marina, è quello, diciamo, della concentrazione del potere decisionale in capo all'organo amministrativo della decisione, in via esclusiva, dice questo articolo 120 bis, di accedere a tutti gli strumenti di regolazione della crisi, quindi non parliamo solo del concordato preventivo, ma parliamo anche degli accordi di ristrutturazione, ma anche diciamo degli strumenti di regolazione dedicati al sovraindebitato, anche, diciamo, al fantomatico piano di ristrutturazione omologato, e dunque un ventaglio amplissimo di una scelta indubbiamente fondamentale, se non talvolta esiziale, per la vita dell'impresa, che certamente si inserisce, come ricordava poc'anzi
Professor Ginevra è, diciamo, in una tendenza ormai di lungo periodo a un certo verticismo nella gestione della società per azioni, che in qualche modo concentra le scelte fondamentali inerenti alla gestione, dunque gestione dell'impresa, ma anche gestione della crisi, a questo punto in capo al solo organo amministrativo, se non che qui non parliamo solo di società per azioni, ma parliamo di tutte le società, quindi anche di società di persone, dove probabilmente già, diciamo, questa soluzione può destare qualche perplessità, sapendo tutti noi quale sia il ruolo dei singoli soci o dei soci, diciamo, nelle società di persone o comunque nelle società chiuse, nelle piccole SRL, e si applica per la verità anche a tutti gli imprenditori collettivi non societari, quindi potremmo anche non parlare tecnicamente di società, ma anche di associazioni che eserciti un'attività di impresa. Quindi, diciamo, è indubbiamente da questo punto di vista una novità dirompente. Ricorderete che il codice della crisi aveva inizialmente accentrato la gestione dell'impresa in capo all'organo amministrativo in tutti i tipi di società, poi è stato fatto un passo indietro, ma diciamo in questo modo almeno la parte relativa alla gestione della crisi viene trasversalmente riaffidata all'organo amministrativo di tutti gli imprenditori collettivi. E questo, diciamo, potere certamente è vastissimo e apre, diciamo, quello di cui parlerò soprattutto, diciamo, una forte tensione dialettica nei rapporti alla fine fra la proprietà e l'amministrazione, perché naturalmente affida, diciamo, all'organo amministrativo non solo il potere di decidere l'AN dell'accesso o meno agli strumenti di regolazione, ma naturalmente anche il contenuto del piano concordatario o dell'accordo di ristrutturazione o altri, i termini, quindi anche della proposta che si offre ai creditori, il tempo nel quale questa scelta viene fatta, che non è neppure indifferente, fino, diciamo, a uno dei poteri, diciamo, maggiormente eclatanti in quelli che sono i tradizionali rapporti fra amministrazione, assemblea o comunque fra organo amministrativo e soci, di assegnare a questo punto in via esclusiva all'organo amministrativo la scelta di inserire, per il buon esito della ristrutturazione, così dice l'articolo 120 bis, anche il potere di prevedere, di inserire nel piano delle modificazioni statutarie, anche, diciamo, operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione, rimesse a questo punto all'esclusiva competenza dell'organo amministrativo, senza che i soci, diciamo, in alcun modo possano intervenirvi, dal momento in cui il perfezionamento e l'efficacia di questa operazione di trasformazione viene direttamente condizionata all'omologazione dello provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi. E poi vedremo anche in fase di attuazione nuovamente e solo agli amministratori, e vedremo pure la stranezza per certi aspetti, coattivamente agli amministratori, che questa attuazione viene affidata. Quindi certamente è notevole, diciamo, il ribaltamento dei rapporti di potere fra proprietà e controllo all'interno della società, e certamente già, appunto, dal punto di vista del campo dell'applicabilità soggettiva può sembrare, diciamo, eccessiva questa scelta, della quale per questo cercherò di eventualmente di segnalare possibili temperamenti, anche perché è stato osservato da più parti, in realtà il vincolo che ci derivava dalla direttiva insolvency non prevedeva, diciamo, un assetto così sbilanciato,
No, in realtà, diciamo, la ratio, il timore, diciamo, di questa scelta, come dire, tecnocratica, che affida queste scelte così importanti solo all'organo amministrativo, è naturalmente, come sappiamo, avviene spesso in queste situazioni di crisi, il possibile ostruzionismo dei soci. I soci, lo sappiamo tutti, non hanno nulla più da perdere, o quasi, dunque l'idea di essere, fra virgolette, espropriati, o comunque di vedere il controllo economico e poi anche giuridico della società passare di mano, li può indurre naturalmente a scelte, diciamo, ostruzionistiche, specialmente nel momento in cui si rendono necessarie operazioni straordinarie che dovrebbe essere l'assemblea o comunque i soci a dover approvare. Tuttavia, lo ricordo perché, diciamo, non è soltanto una notazione così di storia del diritto, la direttiva non prevedeva, dicevo, un assetto così sbilanciato. Nel timore dell'ostruzionismo dei soci prevedeva che alcuni di questi maggiori poteri dell'organo amministrativo potessero giustificarsi in caso di irragionevole ostruzionismo da parte dei soci, laddove qui siamo invece di fronte a un assetto per il quale non aspettiamo l'ostruzionismo irragionevole, ma a monte preveniamo qualsiasi possibile ostruzionismo, perché la decisione spetta a priori, originariamente, già all'organo amministrativo. D'altra parte, la scelta di parlare di qualsiasi strumento di regolazione della crisi implica anche che questo particolare potere dell'assetto amministrativo riguardi quegli strumenti di regolazione della crisi con finalità non ristrutturativa ma liquidatoria. Concordato liquidatorio certamente ha perso molto terreno, ma esiste ancora. Gli accordi di ristrutturazione, tranne, diciamo, che quelli ad efficacia estesa, ma quando non c'entrino le banche, possono avere finalità liquidatoria. Dunque, che diciamo una scelta del genere si giustifichi anche rispetto a questi strumenti, diciamo, quantomeno non era un vincolo che ci imponeva la direttiva. E allora, diciamo, il tema fondamentale del quale gran parte, diciamo, della dottrina che in questo primo anno se ne è occupato è quello di comprendere, diciamo, quale bilanciamento anche rispetto all'interesse dei soci si possa giustificare, perché è vero che il socio può essere tendenzialmente ostruzionista, ma non per questo, diciamo, si giustifica, adesso senza scomodare principi costituzionali, però non per questo si giustifica che assista impotente a scelte, diciamo, dell'organo amministrativo che, diciamo, come ci ricordava poc'anzi il professor Sanfilippo, talvolta possono anche essere venate, diciamo, da un qualche abuso dello strumento. Ricordo soltanto, ma non è soltanto questo il tema, perché poi c'è anche un'ampia casistica facilmente immaginabile in materia di conflitti di interessi. Appunto, si parlava poc'anzi della continuità indiretta, quindi la possibilità di poter traghettare l'azienda dalla società a un terzo assuntore o acquirente senza il consenso dei soci certamente è notevolissimo, ma anche il dato, diciamo, che sempre nella logica di blindare il potere amministrativo si preveda che dopo la presentazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione scatti un meccanismo di, diciamo, di stabilità reale dell'organo amministrativo, cioè l'organo amministrativo non può più essere revocato se non salvo, appunto, che per giusta causa e con l'omologazione del tribunale, quindi sostanzialmente, come già sappiamo, avviene per i sindaci, che però naturalmente hanno ci sono altre ragioni che giustificano quella stabilità, quindi non può essere revocato per il fatto solo di aver proposto una domanda del genere. E a questo punto, diciamo, il tema diventa quali
tecniche di riequilibrio di questo sbilanciamento si possono trovare, dal momento che certamente, se vale quello che ho detto, soprattutto su quelle che erano le direttive che ci dava il diritto europeo, forse una interpretazione pro-socio, comunque restrittiva del grande potere che hanno gli amministratori, si può giustificare. Può essere forse dal sapore più teorico che altro, però vorrei ricordare che innanzitutto a tutela dell'interesse dei soci sta questa considerazione, che se la decisione di accedere alla procedura passa sopra le teste dei soci, nel senso che non sono coinvolti nella decisione, per la verità dirò subito, comunque debbono quantomeno essere informati prima, durante e dopo la domanda di accesso, però è vero anche che nel momento in cui gli amministratori propongono la domanda di concordato, non dimentichiamoci che questa è una domanda libera, è una domanda volontaria, cioè è una scelta che nel momento in cui viene eseguita deve essere eseguita secondo quello che è allo Stato l'unico statuto che guida gli amministratori, cioè lo statuto societario, dall'interesse dei soci, perché il dovere richiamato nei principi generali del codice della crisi di gestire l'impresa nell'interesse dei creditori, delle imprese in crisi, subentra, dice l'articolo 4 del codice, durante la procedura, ma prima della procedura, al di là di tutta una teorica lunghissima sui doveri conservativi degli amministratori nella fase di declino, ma nel momento in cui la scelta viene fatta, gli amministratori sono amministratori di una società, almeno tecnicamente, formalmente in bonis, che debbono in ogni caso valutare l'interesse dei soci, che è chiaro non è, in parte coincide con quello dei creditori, che è quello alla salvaguardia del patrimonio aziendale e alla sua massimizzazione, ma è un interesse anche alla conservazione e alla valorizzazione della propria partecipazione sociale, in antagonismo rispetto all'interesse dei creditori. E da questo punto di vista forse non è neanche inutile sottolineare, anche se qui potrebbe sembrare una sfumatura, che però gli strumenti di regolazione della crisi oramai non prevedono in alcun modo che debbano necessariamente perseguire il massimo interesse dei creditori. Questo non viene detto, viene posta un'asticella minima, che è quella della preferibilità rispetto all'alternativa liquidatoria, ma non per questo il concordato deve essere una scelta tutta proiettata alla massimizzazione dell'interesse dei creditori. C'è un punto di tenuta dentro il quale si può anche perseguire l'interesse dei soci, non quell'interesse che coincide con quello dei creditori, ma appunto l'interesse con questi antagonistico. Quali sono gli strumenti di tutela dei soci? Ma innanzitutto alcuni che possono sembrare più di prima linea, come quello comunque sia che i soci devono essere informati della decisione degli amministratori di accedere allo strumento. Potrebbe essere tardi, quando la scelta è già presa, potrebbe essere troppo presto, perché in fondo si può fare una domanda in bianco e quindi gli stessi amministratori non sono in grado di rendere informazioni che neanche loro sanno bene calibrare, ma forse devono essere informati già prima, a presentarsi dei segnali di crisi che una tale scelta potrebbe presentarsi, e magari anche della loro volontà di star considerando una scelta del genere, cosa che se non altro consentirebbe ai soci di essere ancora in tempo per revocarli anche senza giusta causa.
e devono naturalmente essere informati in corso di procedura. Perché? Perché naturalmente anche a procedura iniziata, a parte la possibilità che però, diciamo, sulla quale sorvolerei, perché diciamo, non ha avuto una grande fortuna l'istituto, come sappiamo tutti, della possibilità di poter proporre proposte concorrenti, cioè i soci comunque possono sovrapporre, diciamo, al piano progettato dagli amministratori una proposta concordataria, un piano concordatario alternativo, ma insomma non, allo stato mi sembra che sia uno strumento rimasto più nelle pagine dei libri che nella realtà, così come diciamo i poteri anche di partecipare al voto nelle procedure concordatarie costituendo una classe di creditori, che pure questo sappiamo adesso può aggiungersi a quella dei creditori, è un'altra, come dire, sede nella quale eventualmente sollevare, diciamo, le proprie osservazioni, ma anche su questo strumento nuovissimo sarà la pratica a dirci quanto possa essere attuato. Ma soprattutto, diciamo, lo strumento più forte, almeno fra quelli scritti, poi adesso passo rapidamente anche a quelli non scritti, sta nella possibilità dei soci di opporsi all'omologazione. In realtà l'articolo 120-quater, che prevede la possibilità di opporsi, e qui si parla solo del concordato preventivo peraltro, sollevando, diciamo, una sorta di best interest test, cioè di peggioramento della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, questo potere di opposizione è previsto in un articolo che si riferisce solo ai concordati con attribuzione ai soci, quindi particolare piano concordato che riservi parte del valore ai soci. Però mi sembra che in fondo l'articolo 48 in generale sull'opposizione o l'omologazione degli strumenti di regolazione, che è accessibile non solo ai creditori ma anche a qualsiasi interessato, possa ben vedere anche con questa norma di natura generale i soci come soggetti interessati eventualmente a far valere una proposta concordataria, che naturalmente qui stiamo immaginando come venata, perché se no non parleremo di rimedi evidentemente, ma stiamo immaginando venata da profili patologici, cioè profili in cui la scelta sia oltremodo penalizzante per i soci, cioè in cui sostanzialmente il sacrificio dei loro diritti partecipativi, che la legge consente espressamente per il buon esito della ristrutturazione, non sia giustificata o sia eccessiva, o appunto, ripeto, ipotesi di conflitto di interessi da parte degli amministratori o comunque di impiego abusivo dello strumento. E allora cosa possono fare i soci, visto che non possono revocare gli amministratori solo per questo? In realtà, diciamo, il fatto che gli amministratori non siano revocabili non vuol dire che restino in carica necessariamente, perché ci sono anche altre cause di cessazione. Banalmente, diciamo, gli amministratori potrebbero andare in scadenza durante la procedura, e quindi a questo punto non mi pare che ci sia nella legge alcuna norma che prevede una prorogatio fin quando la procedura non duri, quindi a quel punto si rinnova l'organo amministrativo. Sappiamo che ci sono alcune tecniche un po' avvocatesche, magari di strumentalizzazione della clausola simul stabunt simul cadent, quindi io mi dimetto, faccio decadere tutto il consiglio, e non so se questo è coperto dalla riserva, diciamo, di legge che vuole che la revoca possa avvenire solo per giusta causa. Ma diciamo, senza andare a fare appunto a cercare soluzioni avvocatesche, però la revoca per giusta causa è possibile. Allora, diciamo, dobbiamo domandarci che cosa ci sta dentro questa giusta causa, oltre naturalmente ai mille motivi che potrebbero rappresentare una giusta causa per infedeltà patrimoniali degli amministratori e malagestio, che naturalmente non è mai interdetta. Ma esiste, diciamo, la possibilità di valorizzare una giusta causa
collegata alla scelta di accesso allo strumento di regolazione? Probabilmente sì, perché, forse poi del controllo notarile parleremo dopo, ma insomma in ogni caso che l'impresa sia veramente in crisi, che ci possano essere state delle forzature appunto per queste ragioni nella scelta di accedere allo strumento di regolazione, che per esempio gli amministratori non abbiano strumentalmente osservato i loro obblighi informativi ante presentazione della domanda, onde magari mettere per paura che i soci potessero reagire anzitempo. La stessa scelta di quale strumento di regolazione, perché qui ripeto stiamo parlando di un ventaglio piuttosto ampio, perché hai scelto l'accordo di ristrutturazione piuttosto che il concordato o viceversa. Il tempo nel quale questa scelta viene fatta, ecco, sono tutte diciamo possibili ipotesi che naturalmente senza poter diciamo sindacare, perché qui lo ricordavamo prima, è sempre una scelta soggetta al business judgment rule, ma i casi di diciamo irragionevolezza conclamata potrebbero penso rilevare, certamente rappresenterebbero uno strumento per spezzare diciamo questa come dire, potere autoreferenziale dell'amministratore, dell'organo amministrativo che si crea dalla domanda fino all'omologazione. Sto andando a concludere. Scusate, volevo introdurre, ma già non è un'imboscata, il professore lo sapeva, volevo introdurre un argomento che è per esempio legato al contenuto del verbale notarile con riferimento all'articolo 4,2 lettera A, che impone al debitore di illustrare, lo leggo, in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto. Cioè, quando facevo riferimento a un processo di procedimentalizzazione, riteniamo che per esempio il contenuto del verbale notarile in cui io enuncio la crisi sia sicuramente sintetico, o non debba invece già contenere, al fine di consentire la verifica anche da parte dei soci e poi ex post del tribunale, la sussistenza delle condizioni necessarie dell'accesso alla crisi? Eh sì, cioè, avevo dimenticato di dire che la decisione passa da un verbale notarile, quindi anche qui si apre, anche se oggi forse non ci sono notai presenti, ma anche qui si apre un mondo che poi diciamo in parte replica tematiche che si pongono diciamo anche in altre situazioni, quando c'è il controllo notarile di legalità o di merito. Certamente il notaio non è forse la persona più adeguata a conoscere diciamo tutta la storia, il trascorso della società per poter valutare alcuni elementi di abuso. Però certamente mi sembra che rientri quasi in un controllo di legittimità, per esempio, avere l'enunciazione e qualche supporto documentale anche del fatto che la società, per esempio, veramente si trovi in stato di crisi. Non saprei dire quanto oltre possa spingersi il notaio, peraltro già immaginando che la classe notarile direbbe che non è lei quella diciamo deputata a fare questo controllo, però certamente è un primo vaglio che direi però almeno dal punto di vista delle condizioni della struttura, della presentazione, della decisione potrebbe essere esercitato. D'altra parte anche lo stesso controllo del tribunale in ultima istanza, che sappiamo in fase di omologazione essere stato per certi aspetti ristretto a condizioni più formali, salvo opposizione,
che lo, diciamo, lo coinvolga anche su temi eventualmente di convenienza. Però ecco, non dimentichiamoci che qui, in questo percorso che immagina questa norma, abbiamo la possibilità di scelte trasformative che in qualche modo dovrebbero già passare, forse, appunto, per tornare al tema di prima, nella decisione, ma forse no, perché la decisione può essere fatta a monte, può essere la decisione di fare un concordato in bianco, dopodiché quando si presenta il piano si prevede un'operazione di fusione e chi controlla la fusione a quel punto? Perché la fusione prende effetto col provvedimento di omologazione, dunque il Tribunale in quella sede non fa un normale controllo di omologazione, omologatorio dell'accordo di ristrutturazione o del concordato o dell'altro strumento che sia, ma come dire, si trova ad essere l'ultimo vaglio per valutare anche la legittimità, anche dal punto di vista del rispetto delle condizioni di legge, di un'operazione di trasformazione o di fusione o di scissione, per esempio, o di intervento sul capitale, che poi può essere anche la leva attraverso la quale sterilizzare o estromettere dalla società i soci. Quindi scelte, diciamo, di grandissimo momento che chiaramente trasformano e rendono molto più intenso il controllo omologatorio in questa sede. Poi, diciamo, non dimentichiamoci, ma anche se il titolo ci invitava a farlo, che c'è pur sempre, se parliamo almeno di una società di capitali, un collegio sindacale e un altro organo di controllo. Ecco, il collegio sindacale rispetto a scelte, come dire, forzate da parte degli amministratori che già all'inizio non rispettino l'interesse dei soci o che in qualche modo propongano una proposta, un piano, diciamo così, penalizzante per la società o almeno per la proprietà, che tipo di ruolo hanno? Certamente direi persiste, tanto più che appunto non stiamo parlando di liquidazione giudiziale, dove pure si dice che gli organi continuano, diciamo, ad avere una flebile vita, ma stiamo parlando di uno strumento di regolazione dove la società continua la sua normale operatività, anzi forse è lanciata ad una ristrutturazione. Il collegio sindacale deve, diciamo, con tutte le sue forze e tutte le sue competenze, non girarsi dall'altra parte, perché tanto ormai c'è il tribunale che se ne occupa, ma, diciamo, monitorare dall'accesso a tutta la fase, diciamo, durante la procedura, se per caso l'organo amministrativo stia approfittando, diciamo, di questo suo massimo potere. E poi, diciamo, si apre, diciamo, una tematica della quale, diciamo, mi riconosco debitore a Pierpaolo Sanfilippo, di cui ho letto le belle pagine da poco uscite sulla rivista Diritto Fallimentare, sulla possibile concorrenza, o per meglio dire concorso, diciamo, degli strumenti, dei rimedi societari ordinari durante la procedura. Cioè è immaginabile, e direi di sì, diciamo, una denuncia ai sindaci, è immaginabile un controllo giudiziario sulla società durante questa fase? È possibile impugnare la delibera dell'organo amministrativo proprio in quanto lede i diritti di partecipazione dei soci e quindi ricorrono le condizioni poste dall'articolo 2388, che appunto a questo punto dà questo potere? Possono sicuramente essere esercitate le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. Si può discutere se l'azione possa già ad avere ad oggetto la scelta di accedere allo strumento di regolazione, ma può essere una responsabilità che proprio in caso di amministratori infedeli ha radici più lontane, allora può essere il momento per compiere il passo di promuovere l'azione. Parlo di quella sociale, perché poi quella dei creditori lo dice chiaramente l'articolo 15, che può essere sempre fatta, e quella individuale, diciamo, dei singoli soci tanto più.
Diciamo, qui abbiamo, come si dice talvolta, una scelta di campo a monte, perché chiaramente il dilemma che si pone è quello della concorrenza fra il Tribunale delle Imprese e il Tribunale Concorsuale. Chi se ne deve occupare? Perché noi abbiamo sì una norma proprio in materia di trasformazioni, insomma di operazioni straordinarie, quindi trasformazioni, fusioni e scissioni, che oggi, se inserite nel piano concordatario, possono ricevere l'opposizione, anche quella, diciamo, dei creditori, con competenza del Tribunale concorsuale. Però, per esempio, la scelta sulla revoca per giusta causa che i soci possono esercitare durante la procedura va al Tribunale delle Imprese. Allora, quale delle due, diciamo, in qualche modo funge da indice di maggiore rilevanza? Diciamo, ai posteri l'ardua sentenza. E vado, diciamo, a concludere almeno il primo giro, poi se andiamo a concludere, diciamo, rapidissimamente sulla fase post omologazione. Cosa succede dopo l'omologazione? Ma succede che questo nuovo capo previsto appunto agli strumenti di regolazione della crisi riservati alle società e agli altri imprenditori collettivi estremizzi una scelta che già stava nell'articolo 118 in materia di concordato preventivo, ma qui stiamo parlando di tutti gli strumenti di regolazione, quindi anche per esempio di un accordo di ristrutturazione dei debiti, per cui il piano concordatario, quello che appunto io chiamerei lo statuto, cioè gli amministratori si trovano all'indomani dell'omologazione, quando la società torna a essere una società in bonis, servi di due padroni, cioè sono pur sempre gli amministratori di quella società con un certo statuto che li vincola alla massimizzazione del risultato, ma sono servi anche di uno statuto concordatario che ormai gli dà un binario di azione molto limitato, diciamo con una serie di, fra virgolette, covenants, che magari gli impediscono di fare scelte gestorie che, insomma, la vita è bella perché varia. Dopo l'omologazione il mercato potrebbe anche offrire scelte, opportunità nuove che gli amministratori sono tentati di cogliere, ma dice no, non posso perché sono già sposato, no, con il piano concordatario. Ecco, io, diciamo, prima della riforma ero convinto che in fondo questo fosse sempre una scelta gestoria dell'amministratore, cioè anche quella di discostarsi dal binario concordatario o dal piano dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto questo tutto sommato massimizzasse, anche con una dose di rischio in più, il patrimonio sociale, e quindi in qualche modo venendo condiviso dai creditori, potesse essere, diciamo, una strada giustificabile. Invece oramai già l'articolo 118 in materia di concordato preventivo prevede che se gli amministratori non eseguono il piano, il commissario giudiziale può andare, diciamo, a dirlo al tribunale, che gli dà il potere di compiere gli atti che l'amministratore della società o comunque l'imprenditore, anche individuale in quel caso, non compie in esecuzione del piano, quindi è costretto, anche se avesse la migliore ragione del mondo per discostarsi. E chiudo veramente, anche per le società l'articolo 120-quinquies adesso estremizza questo, questa sorta di commissariamento della società, perché se l'organo amministrativo non dà seguito, diciamo, alle scelte, anche quelle a balle delle modifiche statutarie già divenute efficaci per effetto dell'omologazione, c'è, anche se qui, diciamo, è su istanza dei creditori, quindi, diciamo, in una situazione in cui i creditori si fossero convinti della bontà, diciamo, della devianza dell'organo amministrativo, potrebbero non reagire, ma c'è la nomina di un amministratore giudiziario che ancora una volta prende, possesso
della situazione e dà esecuzione alle scelte rispetto alle quali gli amministratori restano inerti. Sottolineo che questa è una regola che vale per tutti gli strumenti di regolazione, quindi non solo per il concordato preventivo come eravamo già abituati a pensare, ma anche per forme non dico più blande, ma con maggior tasso di negozialità, come gli accordi di ristrutturazione, che sicuramente cadono nell'ambito di applicazione di questa regola. Grazie. Ringrazio il professore Sciuto innanzitutto per la chiarezza e anche la disponibilità legata alla difficoltà del tema. Passiamo invece alla fase in cui l'impresa è decotta. In verità anche la vita degli organi durante la liquidazione giudiziale è stato sempre un campo abbastanza inesplorato per certi versi, in quell'ottica che abbiamo detto sempre dell'interesse più dei creditori che non in realtà della compagine sociale. In verità un po' questo cambiamento di prospettiva merita una riflessione proprio in relazione anche alle ipotesi di chiusura della liquidazione giudiziale tramite il meccanismo concordatario, e quindi anche capire l'approccio che hanno gli organi societari, sia onesti soci ma anche lo stessi amministratori, nel perdurare della situazione di liquidazione giudiziale della società. E passo la parola all'avvocato Spadaro. Allora, intanto grazie agli organizzatori per l'invito. Devo dire che è una fortunata occasione quella che questo convegno non sia dedicato al diritto industriale, perché come avrete potuto notare la locandina enuncia un relatore senz'altro più autorevole di richiamo di me, e quindi io ho dovuto sostituire per un impedimento, e quindi dico, se fossimo nell'ambito del diritto industriale si porrebbe il tema della decettività, lo dico per gli organizzatori, della locandina. Non siamo neanche a un convegno di diritto civile, quindi nessuno discuterà, spero, di aliud pro alio. Io ho ben chiaro che il mio compito è abbassare la media del convegno, e quindi mi dispongo con grande serenità a rubarvi l'ultimo tratto del vostro prezioso tempo. E si attaglia un po' a questa premessa anche il tema che mi è stato affidato, che riguarda il ruolo degli organi di amministrazione della società in pendenza di una procedura di liquidazione giudiziale. Dato che questo tema, come già accennava introduttivamente Marcello Marina, è un tema in certa misura elusivo, non particolarmente trattato né dalla dottrina né dalla giurisprudenza, ed è un tema a cui lo stesso legislatore ha dedicato un approccio tradizionalmente, ma che per certi versi tale permane, evasivo. I cenni che la normativa dedica all'argomento non sono tantissimi e spesso non appaiono particolarmente illuminanti. Un rapido censimento condotto ovviamente senza pretesa di alcuna esaustività fa emergere come riferimenti alle disposizioni più significative al riguardo l'articolo 254 del codice della crisi, che occupa un po' il posto del vecchio articolo 146 comma primo della legge fallimentare, che individua negli amministratori e liquidatori della società soggetta a liquidazione giudiziale
testualmente non nei componenti dell'organo di controllo, i soggetti che devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia ascoltato il debitore, ed inoltre pone lo stesso articolo a carico delle medesime figure dei doveri, i classici doveri di leale cooperazione con gli organi della procedura. Andando oltre, abbiamo l'articolo 265 del codice della crisi, che ripropone in materia di concordato nella liquidazione giudiziale la previsione già nota in materia di concordato preventivo, secondo cui la proposta di concordato fallimentare, secondo cui la proposta di concordato è deliberata dagli amministratori. Abbiamo, se la vogliamo mettere nel conto, la norma dell'articolo 129 del codice della crisi, che prevede che gli amministratori di società soggetta a liquidazione giudiziale possano essere nominati come coadiutori del curatore. Prima si faceva espresso riferimento solo al fallito, ma credo che sia una differenza piuttosto sottile. Possiamo annoverare anche casi in cui nel tessuto normativo fa capolino, in luogo dell'espressione amministratori o liquidatori, anche la figura del legale rappresentante della società. Così avviene in una norma sicuramente presente a tutti i colleghi avvocati verosimilmente da tener presente mentre negli studi si compongono atti di reclamo avverso sentenze di apertura della liquidazione giudiziale, che è quella che prevede che, qualora in un contesto di deliberazione sulla sorte delle spese del giudizio emerga la malafede del legale rappresentante che ha conferito la procura, la regolazione delle spese, ancorché il reclamo sia stato introdotto in nome e per conto, sappiamo che non sempre è così perché c'è anche una concorrente legittimazione iure proprio dell'amministratore, ma questo è un tema collaterale che lascerei in disparte. Ma dico qua, ancorché il reclamo sia stato introdotto in nome e per conto della società, è prevista la possibilità che la condanna alle spese affligga direttamente il legale rappresentante che in malafede ha rilasciato procura. E poi menzionerei ancora una norma meno terrorizzante nella formulazione letterale, che è quella dell'articolo 278 comma 4 del codice della crisi, a tenore della quale i requisiti soggettivi per l'esdebitazione debbono essere posseduti, se il debitore è una società, dai soci illimitatamente responsabili e dai legali rappresentanti. Nel complesso, e al netto delle eventuali mie dimenticanze, ci troviamo di fronte quindi a un panorama normativo che non appare molto distante da quello conosciuto nel vigore della legge fallimentare, e che in ogni caso, esattamente come accadeva appunto in vigore di quell'antecedente normativo, non credo si possa dire che si lascia apprezzare particolarmente per la sua ampiezza e organicità. Per dare un minimo di completezza del quadro introduttivo, va altresì ricordato che il contesto sistematico in cui queste disposizioni che abbiamo cercato di ricordare, seppur sommariamente, si ambientano negli ultimi anni ha in effetti conosciuto, un qualche sussulto, nel senso che è noto in particolare il legislatore della riforma del diritto societario del 2003 aveva operato la scelta di escludere dal novero delle cause di scioglimento della società la dichiarazione di fallimento.
E quindi era invalsa l'idea che fosse insuperata o in via di superamento. Naturalmente rimanevano dei difetti di coordinamento con la disciplina delle società di persone, che la delega sulla riforma del diritto societario non poteva toccare, in effetti, e quindi non aveva toccato, e così via. Ma aveva in un certo corso l'idea che fosse, come dire, in via di superamento l'idea di un effetto dissolutivo automatico legato al fallimento. E taluno degli interpreti, con riferimento proprio al nostro tema, aveva tratto da questo spunto per ritenere che la circostanza che la dichiarazione di fallimento non si ponesse più come causa di scioglimento orientasse in un certo qual modo nel senso di ritenere che nel corso della procedura gli organi sociali nella loro integralità permanessero in carica, ovviamente con il temperamento ovvio che le relative funzioni sarebbero rimaste operative solo nella misura in cui ciò non fosse incompatibile con lo stato di fallimento. Ora dico questa scelta, in particolare questa scelta, quale che poi ne siano le conseguenze interpretative, che è un altro tema, è venuta meno, è rientrata in qualche misura, come sappiamo, proprio con l'emanazione del codice della crisi, che ha introdotto nel comma 1 dell'articolo 2484 del codice civile, come tutti, come il qualificato uditorio ben sa, il numero 7 bis, che per l'appunto torna a prevedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziaria o di liquidazione controllata come ipotesi di scioglimento della società. E questo è un dettaglio che non è trascurabile nel nostro discorso, specifica, ha cura di specificare che in tal caso si applicano in quanto compatibili gli articoli 2487 e 2487 bis del codice civile, cioè per l'appunto quelli che prevedono la nomina, l'insediamento e le funzioni del liquidatore. Con ciò, quindi, diciamo, il problema sembra in definitiva, in sostanza, riportato alle sue coordinate di partenza, con tutte le correlate difficoltà, diciamo così, interpretative e a cascata applicative. Questa brevissima, diciamo, ricostruzione introduttiva probabilmente, diciamo così, con riferimento al tema generale del nostro convegno, non dico che necessariamente introduca un elemento di seppur blanda controtendenza, ma nel suo piccolo, diciamo, pur tenuto conto della limitatezza dell'argomento affrontato, forse suggerisce una qualche forma di cautela nell'accettare la visione dicotomica che talora va affacciandosi, secondo cui, a differenza della vecchia legge fallimentare, che era impiantata su, o sarebbe stata impiantata sull'archetipo dell'impresa individuale, trascurando ogni interrelazione tra il diritto fallimentare e il diritto societario, il nuovo codice della crisi, valorizzando invece i nessi tra i due subsistemi, avrebbe finalmente lasciato emergere un vero e proprio organico nuovo diritto societario della crisi. Ma al di là di ogni valutazione, diciamo, di vertice, che certamente non compete a me, il, diciamo, dato che questo, diciamo, panorama introduttivo segna è che la lacunosità del materiale normativo impone agli interpreti, anche a prescindere da ogni valutazione in merito al rilievo pratico della tematica, che peraltro
direi che non è così scontato che debba ritenersi necessariamente trascurabile, comunque impone, a mio avviso, di effettuare uno sforzo ricostruttivo per almeno affrontare le incertezze applicative più evidenti e a tal riguardo avvalendosi anche degli spunti che sono limitati, ma non per questo non significativi, offerti dalla prassi. Muovendosi in questa prospettiva, una prima indicazione che può essere raccolta direi che consista nel convergere degli interpreti verso una ricostruzione che salvaguarda il presidio, diciamo così, della continuità delle funzioni di rappresentanza e gestorie in capo all'ente. Ovviamente dico le funzioni gestorie, da intendersi, lo dico una volta, ma varrà per tutto il corso del mio breve intervento, al netto, diciamo così, nei limiti, anche ovviamente ristretti, che residuano dalla integrale devoluzione agli organi della procedura liquidatoria della gestione dei rapporti patrimoniali facenti capo all'ente. E questo dico perché l'alternativa astrattamente ipotizzabile, cioè quella di immaginare una sorta di sospensione o quiescenza delle funzioni gestorie o delle funzioni, o peggio ancora, delle funzioni di rappresentanza, che si riattiverebbero solo in caso di necessario compimento degli atti previsti dalla legge, apparirebbe intanto, direi, di difficile ambientazione già sul piano, per così dire, della teoria generale degli enti collettivi, specie se dotati di personalità giuridica, nell'ambito della quale non sembra facilissimo collocare un modello che preveda l'attivazione solo episodica e intermittente dei soggetti preposti alla rappresentanza e alla gestione. E in secondo luogo anche carente di qualsiasi appiglio normativo, sia per la previsione del fenomeno sia per la regolamentazione dello stesso. E su questo piano direi che anche l'interpretazione della nostra Corte di Cassazione, con alcune pronunce piuttosto datate, ma devo dire chiare e convincenti nello sviluppo, si orienta. Quindi direi che si potrebbe acquisire come punto di partenza della ricostruzione che la pendenza della procedura di liquidazione giudiziale in principio non implica alcuna frattura del principio di continuità di insediamento e funzionamento dell'organo amministrativo. Acquisito questo, invece si deve registrare immediatamente una frattura, tra una divaricazione tra gli interpreti su quello che mi pare essere il passaggio ricostruttivo immediatamente successivo, che consiste nello stabilire se all'instaurarsi di una procedura di liquidazione giudiziale l'organo amministrativo debba rimanere in carica nella persona dell'amministratore in carica al momento della apertura della liquidazione e salvi eventuali successivi avvicendamenti nella carica, ovvero se la società, verificatasi la causa di scioglimento, debba provvedere alla nomina di un liquidatore. Sul punto è possibile censire opinioni e ricostruzioni anche autorevoli che, in qualche misura svalutando la portata del nuovo numero 7 bis che abbiamo ricordato poc'anzi, dell'articolo 2484, e
facendo leva sul, sulla proposizione, che certo ha una sua ha una sua plausibilità, secondo cui è demandata alla, integralmente alla procedura, alla gestione dei rapporti patrimoniali facenti capo all'ente, non vi è, non vi sarebbe un luogo per lo svolgimento di un'attività propriamente liquidatoria. Ecco, questa tesi propende per ritenere che all'apertura della liquidazione giudiziale non debba farsi luogo a nomina di liquidatore, restando in carica gli amministratori. Un appiglio, secondo i fautori di questa tesi, un appiglio testuale sarebbe al riguardo costituito anche dall'articolo 254 del codice della crisi, l'abbiamo ricordato poc'anzi, che nel riferire il suo precetto agli amministratori della società soggetta a liquidazione giudiziale, e implicitamente avvalorerebbe l'idea che l'ente continui a essere rappresentato dagli amministratori. Per altro verso si rinvengono anche sostenitori di una tesi diametralmente opposta, che asserisce invece la necessità di nomina del liquidatore. Questa tesi ha un appiglio testuale forte, a mio avviso, probabilmente più probante del riferimento al articolo 254, che in effetti è un po' incipite, un po' perché menziona egualmente tanto gli amministratori quanto i liquidatori, ha un riferimento testuale forte, dicevo, al numero 7, al neointrodotto numero 7 dell'articolo 2484 del codice civile, e non tanto e non solo al dato per cui l'apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata è indicata espressamente come ipotesi dissolutiva, ma bensì al richiamo che lì è operato agli articoli 2487 e 87 bis del codice civile, richiamo che non avrebbe avuto probabilmente ragion d'essere se solo il legislatore avesse inteso di canonizzare un'ipotesi dissolutiva, perché appunto il richiamo all'applicazione della disciplina non sarebbe stato necessario. Aggiungerei che dal punto di vista funzionale questa tesi presenterebbe, a mio avviso, un vantaggio non trascurabile, perché probabilmente, se non prendo abbaglio, meglio garantirebbe la funzionalità dell'organo anche a fronte del venir meno per dimissioni, scadenza o altra causa del titolare dell'incarico, perché consentirebbe di prefigurare, nel caso che in una società soggetta a liquidazione giudiziale non appare così remoto, di inattività dell'assemblea o quindi in mancanza di sostituzione da parte dei soci, il ricorso a un meccanismo sostitutivo di nomina giudiziale, che è di agevole attivazione perché è quello previsto dall'articolo 2487, se non ricordo male, comma 2 del codice civile. Questo meccanismo sostitutivo, potrebbe essere più difficoltosamente attivabile qualora si ipotizzi che a permanere in carica nella società soggetta a liquidazione giudiziale sia un amministratore, qualora questa figura venga meno e non sia tempestivamente sostituita dai soci o per disinteresse o per mancata attività dell'assemblea, qui il rimedio di portata generale sarebbe, in una società in bonis, ovviamente costituito dall'accertamento della inattività dell'assemblea e dal conseguente accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento e quindi dall'attivazione dei rimedi conseguenti. Ma qui norma di legge ci dice che la società è già disciolta e quindi sarebbe difficile
ravvisare un'ulteriore causa di scioglimento a carico di una società già disciolta. Quindi dico, senza avere nessuna pretesa di chiudere il punto, di chiudere il dibattito sul punto, probabilmente anche questa seconda lettura, peraltro autorevolmente avallata e quindi non da me, diciamo, ha delle frecce al suo arco. Superato questo punto, che però ci ha già mangiato un bel po' di tempo, Marcello, frenami quando tu ritieni, si tratterebbe di andare sui temi delle funzioni, dei poteri, cioè di funzioni, dei poteri che si ingenerano ex novo in funzione della pendenza di una procedura di liquidazione giudiziale a carico della società, e di quelli invece che residuano tra gli ordinari poteri gestori. Questa tale rassegna, che in certa misura è contenuta nella scaletta di intervento che avevo preparato, però ci porterebbe molto oltre, e quindi probabilmente, diciamo così, varrà la pena di concentrarsi per flash, per richiami veloci, ad alcune delle cose che dei profili che mi sono parsi più significativi. Per quanto riguarda i poteri e le funzioni degli amministratori in pendenza di procedura di liquidazione giudiziale, in linea di principio credo possa convenirsi che tutta un insieme di poteri e funzioni, a partire da quello che è croce e delizia della prima sessione del nostro convegno, no? Quindi l'istituzione degli assetti e quant'altro segue, non abbia ragione di porsi, ovviamente, in una società in cui i cui gestori sono però espropriati della gestione dei rapporti patrimoniali. Come anche uno delle principali funzioni degli amministratori, cioè quella della tutela del patrimonio, evidentemente si atteggerà in modo profondamente diverso in una società soggetta a liquidazione giudiziale. Non mi sentirei di dire che questa funzione sparisca totalmente, perché se l'assetto tradizionale viene confermato nei termini in cui, soprattutto con riferimento all'esperimento di rimedi giudiziali, il debitore è legittimato a esperire quelle azioni che il curatore abbia abbandonato o non abbia coltivato, allora forse un residuale potere dovere di attivazione sia assimilabile a quello che l'amministratore sicuramente ha nel caso di società in bonis per la tutela di la tutela, chiamiamola residuale, di alcuni rapporti patrimoniali, potrebbe configurarsi. Ma uno dei poteri, e mi avvicino quindi alla chiusura, uno dei poteri che nell'ordinario catalogo dei poteri gestori sono presenti e potrebbe avere, inattese evoluzioni o sviluppi qualora la società sia soggetta a liquidazione giudiziale, a me pare essere quello che attiene alla impugnativa delle delibere assembleari, ovviamente in presenza di presupposti, quindi assunte in non conformità a legge o statuto. Qui ovviamente il pensiero dell'uditorio corre immediatamente al modello di cui è l'articolo 264 del codice della crisi. Mi permetterei di dire che probabilmente un terreno interessante si pone di esame interessante con anche la presenza di orientamenti giurisprudenziali non pacifici, non del tutto delineati e di un certo interesse, si pone anche per il tema della impugnativa delle delibere adottate dalla società in bonis qualora poi nel momento
diciamo, in cui viene proposta l'impugnativa si sia instaurata la procedura fallimentare. Pardon, terribile lapsus. Sul punto, un orientamento non molto remoto della nostra Corte di Cassazione sostiene che questo evento determinerebbe il venir meno dell'interesse ad agire per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle delibere assembleari assunte dalla società in bonis, qualora non venga dedotto ed argomentato il perdurante interesse dell'impugnante con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento. Ora, il tema e le motivazioni addotte molto penetranti, ma come tutte le motivazioni anche discutibili della Cassazione, non possono essere esaminate qui a fondo, però mi limiterei a segnalare che il tema è delicato, il tema ha a mio avviso uno spazio anche applicativo di non secondario momento. Basti pensare a tutte quelle situazioni non infrequenti in cui o il sorgere o il determinarsi di determinate conseguenze della crisi, in primis l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti gestori, si radica in vicende, per esempio, di successione anche forzata, penso al tema delle amministrazioni giudiziarie di varie origini e provenienza, di avvicendamento degli organi amministrativi, di redazione e approvazione di bilanci che contengano la rivisitazione critica di determinate poste, e anche quindi aprano o possano condurre ad aprire situazioni di crisi che proprio dalla rivisitazione dell'assetto contabile, dell'impianto contabile della società, traggano origine. Ora, mi rendo conto che il tema è delicato da ogni punto di vista, è delicato perché potrebbe segnare una sorta di partita a scacchi tra la vecchia gestione e, diciamo, la procedura di liquidatoria, ma il tema della impugnativa è un tema, a mio avviso, di grande importanza e delicatezza. Sì, la conclusione telegrafica invece la dedicherei, avrei avuto piacere di dare più spazio, ma l'uditorio è stremato, al proprio invece al modello dell'articolo 264 del codice della crisi, che ovviamente non posso esaminare funditus, che ovviamente tra l'altro lambisce il nostro tema, perché ovviamente la questione si pone non soltanto con riferimento al potere di impugnativa degli amministratori, ma anche al classicissimo potere di impugnativa dei soci. Qui porrei semplicemente due flash in termini di dubbi interpretativi che a mio avviso si prospettano e che non è agevolissimo a risolvere. In primo luogo la impugnativa o perlomeno l'apparente sostituzione del rimedio ordinario dell'impugnativa, che viene sostituito appunto dall'utilizzo del reclamo endofallimentare. E qui a mio avviso si pone in principalità un problema di individuazione della fattispecie, nel senso che la previsione normativa è quella secondo cui le decisioni non prese in conformità, posto che l'attribuzione del potere di al curatore e del potere di esercitare della possibilità di esercitare i poteri assembleari discende dal programma di liquidazione, dice la norma, le decisioni che non sono prese in conformità alla legge o all'atto costitutivo possono essere impugnate con reclamo al giudice delegato, e
Questa norma in primis quindi pone un problema di configurazione della fattispecie, nel senso che occorrerà comprendere se il vizio si colloca, o l'ipotizzato vizio si colloca, già nel momento in cui l'attribuzione del potere e l'esecuzione dell'atto è stata prevista nel programma di liquidazione, o se il problema attiene a un'esecuzione da parte del curatore non conforme al programma di liquidazione. Potrebbe, qualora si ritenesse limitata la disposizione a questo solo ambito, potrebbe quindi riacquisire spazio il rimedio impugnatorio generale, che varrebbe nei casi in cui l'atto sia conforme al programma di liquidazione, ma l'atto autorizzato dal programma di liquidazione sia esso stesso la delibera esponga un vizio. Altro tema che si pone in connessione con quello che ho frettolosamente accennato è quello di comprendere se e in che misura sussistano effettivi spazi di tutela per la contestazione del programma di liquidazione laddove preveda l'attribuzione di funzioni assembleari al curatore, e se questi spazi di tutela siano agibili da parte dell'amministratore, che in linea di principio non è destinatario di un'ampia informativa sul programma di liquidazione e sulle sue modalità di approvazione. Peggio ancora sarebbe se l'atto adottato dal curatore si delineasse come atto meramente esecutivo del programma di liquidazione, esponendosi l'eventuale reclamo esperito ai sensi dell'articolo 264 numero comma 2 alla censura di riguardare, un po' come succede in diritto amministrativo, un semplice atto conseguenziale di un atto presupposto che non è stato impugnato nei termini e pertanto comportando una decadenza dal potere di impugnativa. Ultimo tema, che enuncio come tutti gli altri soltanto, attiene invece al tipo di tutela prestata in questo modo, che come testualmente previsto dal legislatore riguarda una tutela di tipo reclamo e che quindi è sul cui esito giudiziale, sul cui prodotto finale in termini di prodotto giudiziale, sussistono orientamenti anche divergenti, sia in ordine alla attitudine decisoria del provvedimento, sia anche al regime di impugnazione successivo, perché sappiamo bene che non è del tutto scontata anche la possibilità di ricorso per Cassazione ex articolo 111, quindi a mio avviso c'è anche un problema di equivalenza delle tutele. Naturalmente dico, queste sono mere fuggevoli enunciazioni, ma non credo che il mio sviluppo possa valere un ulteriore appesantimento per l'uditorio, e quindi vi ringrazio. Ringrazio doppiamente l'avvocato Spadaro per la sua disponibilità, e ringrazio il professor Desciuto. Dichiaro chiusa la sessione convegnistica. Riprendiamo domani alle 9:30 con la relazione del presidente Ferro. Grazie a tutti.